Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio Prodigo 65, come vedete alle mie spalle, della pagina Facebook Aquila Scoop e di tutte le piattaforme dove avete il piacere di sentire i miei video. Se vi fa piacere, vi ricordo, ve lo dico prima, quindi un segui per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube Figlio Prodigo 65, il like e la campanellina. Di cosa andiamo a parlare oggi? Sicuramente la notizia del giorno abbiamo visto che è quella di Amadeus, vuol dire che le procure stanno vedendo se è vero tutto quello che ha detto il suo ex agente Lucio Presta, vale a dire che Amadeus avesse messo dei soldi in saccoccia senza che la RAI sapesse nulla. Ma non può passare, secondo me, in secondo ordine anche quando sta accadendo nel mondo Mediaset e in particolar modo nel programma Uomini e Donne, l'unico programma che possiamo dire quest'anno ha dato qualche doglianza, qualche dispiacere alla grande Maria De Filippi. Non ha mai superato quest'anno il 21% di share. Pensare già che lo scorso anno riusciva a fare il 25-26, ma è andato sempre oltre il 30% di share, vale a dire c'era più di 3 milioni di persone che hanno sempre visto Uomini e Donne. Quest'anno si è andato all'incirca alla metà, quindi è andato molto molto male. Ma non solo per questo, quindi Maria De Filippi, una furia per Uomini e Donne, fa finire in tragedia il trono over di Ida Platano. Ma che cosa è successo? Chiaramente mi state vedendo adesso in video, ma vi voglio dire che le puntate, come sapete, molti voi sanno, sono puntate registrate. Noi che abbiamo forse qualche canale privilegiato, soprattutto quelli che abbiamo delle conoscenze con i nostri colleghi di Mediaset, ci vengono a dire come vanno a finire le registrazioni. Io sapevo già del fatto di questa love story, voglio dire, molto intensa, di sesso molto forte, fra Tina Cipollari e Giugas Casella, successo qualche anno fa. Però sapevo già, voglio dire, del fatto di Ida Platano, che è finito davvero molto male, in tragedia, il suo trono over, la prima esperienza dopo tanti anni che Maria De Filippi ha potuto fare con una tronista un po' più grande dei giovani, quindi, perché Ida Platano ha 43 anni, e quindi vediamo cosa è successo. Ecco, seguite il video e vediamo cosa è successo. Intanto vi porto qualche numero, così ci rendiamo conto. Praticamente Ida Platano inizia Uomini e Donne nel 2017, sembra ieri. Sono già 7 anni che sta a Uomini e Donne, quindi non è un anno. Chiaramente ha avuto diversi amori, quelli andiamo a vedere dopo. Su Instagram, nel momento in cui è entrata a Uomini e Donne, aveva solo 2500 follower. Lei, quando è entrata a Uomini e Donne nel 2017, su Instagram aveva solamente 2500 follower. Sapete quanti follower ha oggi Ida Platano? 583.000 follower ha Ida Platano. In 7 anni ha fatto più di 580.000 follower, quindi roba da pazzi. Quindi, ha avuto un primo compagno che l'ha portata dalla Sicilia al nord, con cui è andata male. Poi c'è il marito di suo figlio Samuele. Io sono andato a vedere il nome di questa persona, nessuno porta chi ha contribuito insieme a Ida Platano a mettere al mondo questo, ormai credo che abbia 10 anni, quindi il figlio di Ida Platano. Quindi questa persona, quindi, è il compagno con cui Ida Platano ha avuto, quindi, il figlio. Il primo l'ha conosciuto in Sicilia quando era molto molto giovane, ha voluto fare questa esperienza a nord, è stata una brava, abile hairstyle, quindi parrucchiera, adesso lo fa meno, perché ecco perché poi Maria un po' è andata fuori di senno, non solamente per quello che hanno fatto i corteggiatori, o i cavalieri del cazzo, scusatemi il termine, ma soprattutto anche per come si è comportata la stessa Ida Platano.
Quindi questi sono un po' i numeri che vi ho portato. Ah, quanto prende Ida Platano? Tutti si è detto che chi partecipa a Ida Platano c'è un rimborso spese. Non è niente vero. I vari Ida Platano, Riccardo Guarnieri, che è stato poi compagno per tanto tempo della stessa Platano, lo stesso Alessandro Vigilanza, che adesso è il compagno di Roberto di Padua, quindi entrambi, vale a dire, prendono sui 2.500 euro a settimana, vale a dire 500 euro a registrazione. Ogni settimana vengono registrate 5 puntate. Si registra o la domenica a pomeriggio o il lunedì a pomeriggio, si registrano 5 puntate. Quindi adesso che è passata sul trono, quindi non so se prenderà di nuovo 10.000 euro al mese quanto prendeva prima o prenderà qualcosa in più. Questo non sono riuscito, amici miei, a trovarlo. So di sicuro che fin quando ha fatto è stata nel parterre femminile, lei, Gemma, Armando Incarnato, che poi è stato mandato via perché aveva un'altra fuori, quindi altra farsa lì, prendevano sui 10.000 euro al mese. Niente a che vedere con quanto vanno a prendere Tina Cipollari e Gianni Sperti, un contratto di 300.000 euro all'anno, quindi parliamo quasi di 30.000 euro al mese, secondo me è una cifra pazzesca. Vabbè, li caccia la fascino, li mette fuori la fascino PGT di Maria De Filippi, vende il format a Pier Silvio Berlusconi, quindi contenti loro, contenti tutto. Certo, vuol dire quest'anno un po' quei soldi li sta piangendo la cara Maria. La stessa Tini Canzino possiamo dire, prende sui 15.000 euro al mese, vuol dire, eppure non fa nulla, vuol dire, no? Ha un contratto di, credo, 150.000 euro all'anno, e vuol dire, senza dire nulla, sta lì per un numero e basta. Quindi, diciamo di questa Ida Platano, 43 anni, quindi quando è entrata ne aveva 37, quindi mamma a tempo pieno, qua c'è scritto, quindi lavorava, quindi, come Harry Style, vale a dire parrucchiera. Oggi nel suo salone, che prima gestiva da sola, ci sono 3 persone. Strano, no? Che nel 2017 lavoravi sola, adesso nel 2024 dai il lavoro a 3 persone. Quindi è un salone molto avviato e molto pubblicizzato. Vi ho detto che è di origine siciliana, quindi è arrivata in Lombardia, eccetera, così via. Vi ricordo che Uomini e Donne nasce come programma nel 1996. Tina arriva qualche anno dopo a corteggiare, vuol dire, e poi vabbè, conosce Chico dopo tanti anni e si mettono insieme, eccetera. Arriva quindi a Uomini e Donne nel 2017. Tra i tanti cavalieri che c'erano nel parterre, Ida perde la testa per un operaio di Taranto, Riccardo Guarnieri. E questa telenovela, questa farsa, prima dell'uno, poi dell'altro, è andato via uno, viene l'altro, eccetera, è stata una farsa, ma si è visto che era una farsa, è durata 3 anni. Vabbè, fin quando Riccardo Guarnieri, noto, come si dicono, noto playboy della zona di Taranto, ha trovato il vero amore della sua vita. Quindi, anche se è stato, e questo risulta, gli hanno proposto l'ira di Dio di soldi per farlo tornare a Uomini e Donne nonostante avesse la compagna fuori, quindi come hanno fatto con Riccardo Incarnato, a un certo punto hanno dovuto per forza mandarlo via perché era troppo evidente il fatto che Armando a Napoli avesse una compagna fuori da tanti anni. E lo stesso volevano fare con Riccardo Guarnieri, quindi non so quanto è serio questo programma, io sto parlando di dati certi, quindi non so quanto a questo punto sia serio questo programma di Uomini e Donne, e forse la gente si è un po' stancata di queste farse e per questo sta andando molto male. Quindi questa storia con Riccardo Guarnieri finisce male, vi ho detto, questa farsa durata 3 anni e passa. Poi ha avuto una storia con Alessandro Vigilanza. Questa storia di San Vigilanza sembrava amore a cuore aperto, eccetera, fin quando Alessandro si lascia, eccetera, e adesso è il compagno di Roberta di Padua. Roberta di Padua, che è l'altra che prendeva i soldini, 2.000 euro a settimana per stare lì. Tanto è vero che lei è, non so se lo è ancora o meno, è molto vicini agli ambienti di Forza Italia, quindi è molto vicina soprattutto agli ambienti e alla famiglia di Berlusconi, ecco perché la troviamo lì. Quindi nel 2024
visto che il programma stava andando male, se vedete che giro foglie, perché prendo appunti per non perdere il filo, ecco, vi chiedo scusa soprattutto per questo. Quindi nel 2024 Maria si inventa questo trono over e la porta sul trono. Quindi, e sta alla fine fra i cavalieri che sono presentati a destra e manca, sono rimasti a corteggiarla, adesso non ci sono più, ve lo dico prima perché le prossime citazioni non li vedrete più, due napoletani, due persone di Napoli, Mario Cusitore e Pierpaolo Ziano. È chiaro che all'inizio sembrava tutto bello, no? Tutto, quindi Maria era tranquilla, diciamo, per certi aspetti, anche perché vedeva Ida Platano presa da questi due personaggi che poi si sono rivelati un vero e proprio flop, un vero e proprio bluff. Sia Mario Cusitore, che ha una compagna storica, tra l'altro mi sembra che sia anche del Sud America, non so se Venezuela, Colombia, eccetera, da tanti anni ha una compagna, quindi è andato lì a fare la farsa, perché? Perché poi vi dico perché, che dovete sapere tutto, dovete sapere tutto, e per sapere tutto dovete andare a Figlio Prodigo 65 Avila Scoop, che vi dirà tutte le cose come stanno. E Pierpaolo Ziano, è chiaro che a un certo punto sono stati sgamati, vale a dire si sono accorti sia Gianni Sperti sia Tina che questi due avevano delle storie fuori, hanno potuto tirare il programma per quanto è stato possibile. A un certo punto Maria De Filippi, su tutte le furie, perché nonostante sapesse di questa storia il programma andava male, ha deciso di farli fuori. Quindi fa prima fuori Mario Cusitore, non so se le registrazioni stanno andando in onda, ma chiaramente lo trovano che con i messaggi di un'altra donna, eccetera, quindi hanno dovuto portare la farsa a un certo punto in modo da mandarlo via. Però chiaramente è lo stesso Pierpaolo Ziano, se non sbaglio si chiami, pare che abbia delle conoscenze fuori e quindi sono venuti meno i due corteggiatori. Quindi venuti meno i due corteggiatori, non c'è il tempo, così spiegano quelli di Mediaset, non c'è il tempo di far scendere altri corteggiatori, altri cavalieri per Ida Platano, perché praticamente non c'è il tempo, in quanto Maria De Filippi, come non era successo mai praticamente, ha deciso di chiudere il programma qualche settimana prima del previsto. Quindi credo che per la fine di maggio chiuda il programma Uomini e Donna. Praticamente, allora hanno detto, la soluzione migliore qual è? L'hanno studiata. È quella di far sembrare che venendo meno questi due corteggiatori e mancando il tempo necessario per far scendere gli altri, hanno pensato di far sembrare che abbandonasse il trono over Ida Platano, delusa da tutto quello che è successo fuori. Vale a dire, è stata presa in giro da questi due signori che andavano lì a corteggiare Ida Platano, ma erano impegnati fuori con altre signorine. Solamente che in tantissimi, a quanto pare, così c'è scritto, hanno scritto a Uomini e Donne, quindi varie mail, vari messaggi WhatsApp, eccetera, per far continuare il trono il prossimo anno a Ida Platano. Va a dire, è vero, quest'anno sta finendo prima e andata via, come sei brava tu, riferito a Maria De Filippi, in questo caso credo sia stata un po' meno, colpo a sorpresa, il prossimo anno fai intervenire di nuovo e continuare il trono a Ida Platano. Maria è molto indecisa, all'inizio era molto indecisa, poi alla fine ha detto no. Molto incisa, perché è rimasta molto male per questo che hanno fatto, soprattutto per quello che hanno combinato questi due stronzi, vale a dire Pierpaolo Ziano, che ha detto io il prossimo anno non vengo più perché non ho il tempo, eccetera, anche se è stato, ripeto, sgamato che avesse un'altra fuori. E Mario Cusitore è stato mandato via e quindi è chiaramente Maria De Filippi è andata su tutte le furie. È chiaro però che c'è un altro aspetto, che c'è stata questa possibilità, diciamolo pure, c'è stata questa possibilità, vale a dire far continuare il trono il prossimo anno a Ida Platano. Vabbè, lo sospendiamo quest'anno,
i cavalieri sono stati degli stronzi, hanno fatto quello che hanno fatto, quindi è finito un po' prima, il programma finisce alla fine di maggio, la Rita Platano esce adesso, quindi settembre, quando inizierà il programma, sempre se lo farà, perché non so se con lo schifo che ha fatto quest'anno avrà in mente, magari si inventerà qualcos'altro, tra poco inizierà anche Temptation Island, quindi è sempre, vuol dire, chi lavora con lei dice che lavora 14 ore al giorno Maria De Filippi, quindi non è una che sta ferma, è una molto attiva, e guai a mettersi contro Maria De Filippi perché sei finito. C'è un video dove c'è un ex suo collega, autore di programmi pagato dalla Fascino PGT, che tu a Maria De Filippi non puoi mai fargli capire che non sei d'accordo con lei, per te è finita, ti fa fuori, ti taglia via, quindi non esisti più, quindi è una dittatrice sotto tutti i punti di vista, non è quella persona carina, caruccia che noi vediamo in TV, dietro quando sta agli atti pratici e si parla dei soldi e via, è una persona molto molto difficile da gestire, per questo Silvio Berlusconi sta molto attento a come muoversi e cosa dire eventualmente sui programmi. Infatti su Uomini e Donne, se voi ricordate bene qualche mio video di qualche tempo fa, avevo detto che la minestra riscaldate non vanno bene, quindi inutile sempre insistere con Gemma Galgani, far ritornare Armando, far ritornare Riccardo, far ritornare tutti questi scenografi di terzo grado, voglio dire persone disperate, no? Che hanno bisogno magari di visibilità, eccetera. E quindi a questo punto poi gli ha fatto capire Maria De Filippi a Piersi Brusconi che deve stare zitto e sono fatti i suoi programmi di produce lei, quindi non è tenuto più. Tra l'altro, prima di andare a chiudere e a dire perché poi alla fine Maria De Filippi è rimasta un po' male riguardo a Ida Platano, Mario Cusitore, tra l'altro, è uno dei speaker, ho trovato questo, è uno dei speaker molto noti, forse uno dei più noti, di Radio Kiss Kiss di Napoli. E pare che sia un playboy, ma di quelli proprio scatenati, che non butta nulla, nonostante avesse questa compagna, non so se vive a Napoli con lui o vive in Colombia, in Venezuela, non so dove sta, però pare che insomma, quindi che sia andato lì, molto in mente l'ha mandato lì a quanto pare, la radio stesso, questo così sembra, sono delle indiscrezioni e delle illazioni, meglio che dico, che dicono che sia stato lì per fare pubblicità a Radio Kiss Kiss, infatti è una voce molto nota a Napoli, soprattutto per chi ascolta Radio Kiss Kiss tutti, tra l'altro è la radio ufficiale quindi del Napoli Calcio e quindi tutti chiaramente vanno, mi sono anche vestito come il Napoli, come il Napoli, come la squadra del Napoli oggi e quindi voglio dire, quindi per quanto riguarda Ida Prado, stavo dicendo, Maria De Filippi poteva tranquillamente dire vabbè fermiamo adesso il trono e il prossimo anno a sorpresa ti faccio entrare di nuovo e continui il tuo trono per trovare finalmente questo amore della tua vita. Ma a Maria De Filippi non è andata giù una cosa, un minimo grazie per quello che gli ha fatto Maria De Filippi, gli ha cambiato la vita. Era una piccola parrucchiera di bottega, nulla togliere ai parrucchieri con i quali io ho un grandissimo rapporto, sono molto amico dei miei e stimo tutti gli altri, eccetera. Però eri piccola a Brescia, adesso lavori per dei brand, praticamente per tutti i prodotti che tu usi nella tua parrucchieria, se prima ti andavi a comprare, adesso ti pagano, sono gli sponsor che ti pagano per fare la pubblicità, perché li usa la Ida Platano, quindi soprattutto perché tu li mostri poi su Instagram, quindi fai la pubblicità su Instagram, visto che hai quasi 590.000 follower, che sono tanti, perché superati i 100.000 follower, chiaramente i brand cominciano a guardarsi a guardarti una certa importanza, quindi vuol dire questa è una persona che vale, questa addirittura ne ha quasi 600.000 e quindi si è permessa addirittura di soltanto impegnarsi a fare la sponsorizzatrice, se possiamo dire lo sponsor, scusatemi il termine, intanto lo sponsor, vuol dire, di tanti brand, soprattutto che riguarda quindi l'estetica, che riguarda la bellezza femminile, che riguardano i capelli, per così dire, e quindi lì sono i soldi principali. Infatti si parla di
diverse decine di migliaia di euro che riesce a guadagnare tramite questi brand. E si può permettere, visto che è incrementato moltissimo la sua parrucchieria a Brescia, quindi di prendere tre donne brave a lavorare per lei. Maria De Filippi avrebbe voluto, credo, almeno un grazie. Io la voglio mettere così, almeno un grazie. O sicuramente gli ha dato molto fastidio a Maria De Filippi, e questa è una bomba, le voci che vorrebbero Ida Platano impegnata fuori, ma non con una persona, con più persone, non che faccia la escort, per carità, non sto dicendo questo, però che abbia avuto frequentazioni abbastanza assidue durante il periodo in cui è mancata a Uomini e Donne, quindi con più persone, quindi frequentazioni importanti che lei non ha messo sui social, ma chi l'ha vista l'ha detto, poi l'ha riferito alla redazione, e questo ve lo riporto io, e questo fa di Ida Platano una persona poco seria. Allora Maria De Filippi che dice: tu non sei qui a cercare l'amore, è vero che hai trovato dei corteggiatori, è meglio, voglio dire, lasciar perdere, mi hanno fatto fare brutte figure eccetera, ma anche tu non credo che sia qui per cercare il vero amore. Tu stai qui per dare visibilità al tuo salone, che è cresciuto notevolmente, e soprattutto agli sponsor che ti vedono, vuol dire, no, chiaramente stai lì sui social, ma sta anche qui Uomini e Donne, e quindi vuol dire sei anche una, possiamo dire, una persona che dà visibilità a chi appunto ti dà la possibilità di fare appunto da sponsor. E quindi questa è la cosa che ha dato di matto a Maria De Filippi. Ecco perché difficilmente vedremo Ida Platano il prossimo anno di nuovo a Uomini e Donne. Anche se, ripeto, Uomini e Donne sta andando molto male rispetto, per esempio, a C'è Posta per Te, che faceva il 35% di share, grandissimo, dire, strabatteva la Rai, e Tu sì che vales, un programma che è andato bene bene bene. Adesso vedremo Temptation Island, dovevano fare il Winter, no? Temptation Island Winter non l'hanno fatto più perché è saltato, lì pare che ci sia stata una questione fra lei e Silvio Berlusconi, vuol dire volevano fare altro, anche perché Silvio Berlusconi si è messo nella testa che vuole portare il Festival di Sanremo a Mediaset. Dopo il caso Amadeus ha deciso che vuole parlare con chi, i responsabili di Sanremo, sindaci, assessori eccetera. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, tra l'altro che ha lavorato per tanti anni a Mediaset, essendo stato il direttore del TG di Italia 1 e di Rete 4, quindi è un bravissimo giornalista, Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, è un bravissimo giornalista. Non lo so come presidente perché io sto in Puglia, lui sta in Liguria, non lo so. Quindi voglio dire, per questo molto probabilmente c'è anche, no, questa specie di vicinanza politica e così via, quindi è probabile che Toti alla fine pressi il Comune di Sanremo a dare il Festival di Sanremo a Mediaset. Vediamo che cosa succede, come dico sempre. Questo, amici miei, era il video di oggi. Come vedete, i video non posso farli corti, cioè non posso farli corti perché per il semplice fatto che c'è da dire tanto, c'è da parlare tanto, non posso fare dei video di 4-5 minuti dove non si dice nulla, bisogna andare dentro, vedere la notizia, spulciarla, pulirla, come si dice, no? Nel gergo, vuol dire, e poi darla a voi. Quindi se avete il piacere, e vi dico grazie amici miei perché vedo che YouTube sta andando bene, al di là di ogni mia aspettativa, e vi dico grazie, grazie, davvero grazie, perché siamo oltre 2 miliardi di iscritti, quindi andare a trovare Filippo 65 e vedere i video, eccetera. Sui social stiamo andando bene e vi dico grazie, vuol dire, per questo io devo dire grazie a voi. Io lavoro la notte o il giorno, quello che è, per registrare, eccetera. Non vi nascondo che ho in mente di fare anche qualche live, quindi non vi nascondo che presto farò qualche live, perché è giusto la notizia averla e darla subito. Quindi la cosa bella è che la dà Filippo 65 Aquila Scoop, meglio Giuseppe Aquila, e poi gli altri e se la vanno a prendere, mettono qualche immagine, si inventano qualche titolo e poi fanno, vabbè, quello che devono fare, ma a me questo interessa poco.
Amici miei, come ho detto all'inizio, se vi è piaciuto il video, un bel segui per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube Filopolitico 65, il like, la campanellina e su tutte le piattaforme dove ci siamo. Ci siamo su TikTok, ci siamo su X, ci siamo su Instagram, addirittura su Facebook, sono 4 le pagine, quindi c'è anche la pagina ufficiale di Aquila Scoop, quindi il mio nome, cognome, e c'è anche il gruppo, voglio dire, amici di Aquila Scoop, perché sono due, ripeto, quando voi pensate cosa dico, io dico Filopolitico 65 Aquila Scoop, perché sono due, possiamo dire, contenuti editoriali messi insieme, quindi una cosa molto fatta bene, soprattutto una cosa seria, molto seria. Amici miei, come dico sempre, più siamo meglio è. Più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!